Vedete questa bella edizione Sellerio molto vissuta, perché i libri Sellerio sono molto carini ma si sfrangiano abbastanza in fretta. Si capisce comunque, anche se il libro di 2-3 mesi fa, che è stato letto con attenzione e una certa passione. Ecco, Ben Pastor è arrivata, se non mi sbaglio, all'11ª puntata della sua storia della Seconda Guerra Mondiale, narrata attraverso il personaggio di Martin von Bora, ufficiale del controspionaggio della Wehrmacht, dell'esercito tedesco, non completamente, anzi molto poco in sintonia con i comandi, diciamo, tedeschi e col nazismo. Comunque lui, educato in una famiglia appunto di nobili origini prussiane, ha una sua etica, diciamo, come dire, di guerra, e quindi naturalmente partecipa a questa guerra attivamente. Anzi, poi le sue missioni di controspionaggio hanno un notevole valore aggiunto. Allora, visto che conosco personalmente Ben Pastor, che è stata invitata anche in Ticino un paio di volte, so che l'autrice, non confonda il nome, Ben Pastor, lei è un'autrice italo-americana, scrive i suoi libri in inglese, poi vengono tradotti, anche se adesso vive in Italia. Insomma, Ben Pastor gira l'Europa e poi scrive i suoi romanzi sui luoghi di battaglie e conflitti della Seconda Guerra Mondiale. Nella Sinagoga degli Zingari ci avviciniamo, nelle pagine del libro, ci si avvicina alla terribile battaglia di Stalingrado. Insomma, si parte dai confini della Romania, l'esercito tedesco avanza, poi è bloccato dall'Armata Rossa. C'è, accanto a tutta la descrizione dei violentissimi combattimenti per Stalingrado, una storia in realtà che è un po' il motore del romanzo. All'inizio vengono ritrovati uccisi due scienziati romeni di alto livello, marito e moglie, e Bora, appunto, come ufficiale di controspionaggio, nonostante tutti i combattimenti, lui è quasi sempre in prima linea, deve occuparsi della loro morte, cercare di risolvere il caso. Alla fine riuscirà anche a risolverlo, sarà un colpo di scena finale, nessuno si aspetta che il colpevole sia quello. Diciamo, il valore del libro, come sempre, per Ben Pastor è questo racconto della guerra da un punto di vista anche abbastanza inedito, e normalmente i libri non vengono scritti, o almeno fino a tempi recenti, dalla parte degli sconfitti, no? Dalla parte dei tedeschi. Il personaggio di Bora è stato anche accostato al famoso ufficiale che cercò von Stauffenberg di uccidere Hitler, che poi Bora sia von Stauffenberg non è del tutto esatto, però è quel tipo di persona che credeva nei valori militari in Germania e ha cercato di conservare una sua etica. Chi si interessa di cose militari, ma non solo, ecco, diciamo, l'ambientamento della Sinagoga degli Zingari ancora una volta è sia preciso che molto coinvolgente, come sempre il Ben Pastor. Thank you.